Oggi vi parlo un attimo di dei fondi da dare eventualmente su medio density. Queste sono tavolette, come si vede, di medio density, di pochi millimetri, sono 3 mm. Questo è stato trattato con acrilico bianco, come si vede, da una parte è la superficie che verrà utilizzata, quindi dove ci è stata data una mano o due in più, e questo è il retro dove si dà una mano giusto per evitare che si imbarchi la tavoletta. Come si vede è rimasta abbastanza dritta. Se non facessimo questa operazione di dare su entrambi i lati una mano almeno di fondo, rischieremmo di trovarci la tavoletta parecchio piegata, per cui poi sarebbe difficoltoso poterla utilizzare e metterla in cornice. Naturalmente, essendo poi uno spessore modesto, si riuscirebbe ugualmente a metterla in cornice, perché abbiamo la possibilità di farla flettere. Comunque, se non si piega è meglio, si lavora anche naturalmente in maniera migliore. Questo è un altro medio density. Come si vede, dietro non gli ho dato nulla perché ho usato un fondo diverso. Questo è quarzo, un quarzo liscio, però lascia una superficie rugosa, quasi sabbiosa. Può essere lasciata sia così, oppure eventualmente, se non piace questo tipo di finitura, carteggiato leggermente con una carta molto molto sottile, tipo 800, tipo 1000, ecco, proprio per levarci questa rugosità. È ottimo sia per l'acrilico che per l'olio, quindi è molto valida come soluzione. Qui invece abbiamo il classico inguacchio, diciamo così, sempre trattato inizialmente con acrilico bianco e poi con avanzi di colore a olio. È stata data una mano veloce, molto diluita, e questo è stato anche carteggiato, perché poi avevo intenzione di farci qualcosa. Comunque è valido il sistema anche per olio e acrilico, sempre dietro una mano di fondo, e come si vede è rimasto abbastanza dritto. Quindi questa è una buona soluzione per recuperare sia i vecchi colori che restano sulla tavolozza, per cui o li buttiamo, se no facciamo un bel impasto, quello che viene viene, lo diluiamo un po' con olio di lino, oppure soltanto con trementina o acquaraggio, quello che vogliamo, secondo i nostri gusti, i nostri desideri, e quindi possiamo recuperare anche quello. Questo invece è sempre acrilico bianco, trattato sempre al solito, e questo è un altro fondo, sempre fatto a olio, inizialmente sempre acrilico bianco, sia davanti sia di dietro, e poi con avanzi di colore è stato dato questo fondo. Anche questo qui, come detto già prima, è ottimo sia per acrilico che per l'olio. Quindi, perché si fa così? Ci si dà l'olio sopra, perché così si evitano i prosciughi classici di un fondo acrilico e anche del medio density, che è abbastanza assorbente, per cui se non si provvede a isolare il fondo, ci troveremmo casomai in qualche angolo, in qualche parte, ad avere un prosciugo. Quindi quando si va a vedere, rimarrebbe una parte lucida, una parte opaca, insomma non sempre è bello da vedere, quindi può andare in qualche maniera modificato con appunto una vernice finale. Bene, tutto questo discorso per dire che adesso utilizzerò la prima tavoletta che vi ho fatto vedere, questa qui. Adesso vi darò una velocissima carteggiata, poi prepariamo un disegno rapido e passiamo una mezz'oretta insieme. A dopo. Molte volte vi ho detto di preparare il fondo più o meno come poi dovrebbe essere l'intonazione generale del quadro, che so, particolarmente giallo o blu o verde o insomma un colore appunto intonato all'insieme. In questo caso perché è bianco? Semplicemente perché così riuscirete meglio a vedere il disegno e come avanzo nel lavoro. Se no, in genere posso anche utilizzare un fondo in questa maniera. Ecco, adesso vi faccio vedere. Se
se no anche una preparazione del genere può essere accettata, non ci sono assolutamente problemi, anzi in questo modo già si posizionano delle macchie in cui poi verrà appunto inserito il nostro disegno futuro, eccetera. Il disegno che andremo a rappresentare è praticamente questo qui. Questo è un semplice bozzetto che ho fatto sul posto, è molto, molto rapido, sintetico, come si vede. Qua giù c'è una striscia molto, molto lontana e leggera di mare, una collinetta, altre collinette qui in primo piano, quasi in primo piano, insomma mezzo piano, e poi dei campi arati abbastanza, diciamo così, predominanti. Una casetta in fondo, delle nuvole un po' strane che insomma caratterizzeranno un po', spero, il nostro dipinto. Bene, adesso lo riporto sul nostro supporto di medio density e poi andiamo avanti. Beh, come si vede il disegno non ha bisogno di grandi particolari, insomma, è un disegno fatto più che altro per farvi notare quello che stiamo per andare a fare, ecco, è un disegno minimo, insomma, veramente base, per cui potrebbe essere fatto semplicemente col pennello e andare avanti. Comunque, ecco, per avere una traccia, perché sennò uno non si rende mai conto veramente di quello che sta andando a fare. Ecco, adesso che abbiamo disegnato questo facilissimo paesaggio, diamo un po' una motivazione al tutto. Come si vede, il quadro è stato diviso in due parti non simmetriche, una parte dove andrà il cielo un po' più piccolo e questa leggermente più grande. In quanto dividere a metà il quadro non è mai una buona soluzione, non è sbagliato, però si può fare di meglio. Quindi dividete, cercate poi in questa divisione di prendere uno spazio laterale, anche qui cercate di evitare proprio la simmetria proprio perfetta, portatelo sempre, diciamo, quasi agli estremi, no? Quindi potete scegliere questa angolazione qui, 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 e quindi questa qui è buona. Come vedete, tutte queste vie di fuga danno quasi come un dito, un'indicazione che questa è la parte che potrebbe essere quella più interessante, diciamo così, il centro dell'attenzione. L'occhio vuole un punto in cui concentrarsi, perché sennò si disperde e quindi il quadro e l'immagine perde di efficacia. Questo vale sia nella fotografia che nel quadro che in qualsiasi altra cosa, nella pubblicità, eccetera eccetera. Uno casomai non se ne rende conto, però funziona proprio così. Queste qui sono tante vie di fuga che danno proprio l'idea di spazio, di un concentramento della visione. Poi è tutto abbastanza semplice. Daremo anche una particolare conformazione alle nuvole, giusto per dare un senso di riavvolgimento a tutta la nostra rappresentazione. Ora vi faccio vedere i colori che ho preparato, molto pochi, e quindi poi iniziamo. Ciò di cui avremo bisogno è tutto più o meno qui sopra. Quindi abbiamo bisogno di una tavolozza, pennelli vari, piccoli, grossi, la qualità la scegliete voi. In questo caso meglio un pennello un po' più duro che non morbido, perché andiamo a fare dei tratti abbastanza decisi. Questo ghiodino non serve a niente. Del blu industriale, pennelli che vi ho fatto vedere, sono dei più vari e improbabili. Questo è grosso, ma c'è soltanto 3 peli. Bianco, e questi sono tutti colori industriali, quasi finiti. Quindi la tonalità la vedete, eccola qui. Questo è un giallo limone, questo è un ocra, un rosso vermiglio, nero, un altro celeste, e penso che siano anche troppi. Poi abbiamo un contenitore di acqua pulita e uno già di acqua già sporca, già utilizzato per fare qualche cosa, per girare il blu. Ok, e siamo a posto. Quindi procuratevi un po' di stracci, questi ci vogliono sempre, possibilmente più pulito di questo, e non ci resta che iniziare. Metto la tavolozza. Io in genere di tavolozze ne uso sempre una, due, tre, perché non mi piace impastare, specialmente con l'acrilico, troppi colori insieme, perché si creano poi dei colori sporchi, dei colori improbabili, quindi
è meglio avere delle piccole tavolette che poi al momento buttate via, quindi potete prendere dei semplicissimi cartoncini su cui fate i vostri impasti, poi potete anche prendere e sostituirli con qualcosa di più pulito. Va bene qualsiasi cosa, cartoncino, una lastra di vetro, un piatto, insomma decidete voi, naturalmente ognuno poi avrà le proprie particolarità, insomma di scegliere una cosa invece di un'altra. Ok, detto tutte queste belle storie, non ci resta che cominciare, quindi vediamo un po'. Ecco, come vedete ho cambiato cavalletto, perché così ho la possibilità di appoggiare i colori e virtualmente potete anche vedere meglio come impasto i colori. Me lo chiedete spesso, fateci vedere, fammi vedere come fai. Allora vabbè, ho preso questo blu, che è un blu senza un nome, perché è un colore industriale, per cui vedete un po' la tonalità, è questa qui, abbastanza, ecco. Quindi andiamo, qua naturalmente piano piano andiamo a schiarire il tutto. Come ho detto tante volte, si parte da dove uno vuole naturalmente, però ecco, si parte dalla parte più scura se partite dall'alto e poi man mano che si va verso l'orizzonte ci si alleggerisce con il colore e andiamo a schiarire molto. Possiamo addirittura arrivare sull'orizzonte quasi col bianco. Queste, come al solito, sono le vostre scelte, dipende dal tempo che avete davanti, il tempo meteorologico naturalmente, se è tempo chiaro, se è scuro, se è sera, insomma sapete benissimo com'è un cielo, almeno su questo non ci sono da fare grandi discorsi. Ecco, praticamente si parte dalla parte più scura e man mano si scende fino a trovare l'orizzonte e quindi anche una parte molto più chiara. Ora adesso scurisco un po', non mi preoccupo molto di quanto sarà scuro o chiaro, in quanto poi piano piano andremo a lavorarci sopra e divertirsi un po' a giocare con le nuvole e con i colori. L'acrilico ha questa grandissima caratteristica, che è proprio quella di asciugare in maniera molto rapida, di non lasciare riflessi, per cui è una vernice opaca, matte, che ben si presta appunto a lavorare velocemente e quindi ci si può ripassare sopra, e non avendo appunto riflessi ci possiamo mettere in qualsiasi posto, ecco, che difficilmente ci darà fastidio, come invece capita con l'olio, dove a volte un'incidenza di luce particolare fa diventare ubriachi, come si dice, perché non riesce a trovare la posizione giusta e lavori quasi al buio. Sarà capitato a molti di voi che si dedicano, insomma, alla pittura, di trovarsi appunto in condizioni strane, anche acrobatiche, per riuscire a trovare l'angolo giusto per poter dipingere. Ora, come vedete, praticamente sto facendo quello che vi avevo detto prima, quello di sporcare già inizialmente con un colore più o meno quello che sarà di fondo, per avere appunto una facilità nella realizzazione del quadro. Se fosse stato già tutto celeste o macchiato, tutto questo lavoro che stiamo facendo adesso non sarebbe necessario, in quanto già sporco. Serve un po' di acqua, ecco, prendo un po' di acqua, così facilitiamo un po' lo scorrimento del pennello, tanto ho detto è soltanto per dare una mano di fondo in pratica.
cerchiamo di non coprire proprio tutto il disegno, anche se insomma è un disegno facile e approssimativo, però ecco, teniamoci sempre le linee guida, giusto per non andare proprio alla cieca e poi stravolgere il nostro disegno iniziale o la realtà più o meno del soggetto. Come detto, questo mi asciugherà in pochi minuti, per cui avremo già il nostro fondo. E qui si potrebbe fare la stessa cosa con il colore per la terra, questa collinetta, eccetera. Ma andiamo per gradi, tanto non abbiamo assolutamente fretta. Per giocare un po' con i colori in questa giornata caldissima di estate. Io in genere vernicio anche i bordi col colore che capita, non è che debba fare in modo che eventualmente dovesse prendere un po' d'acqua per qualche motivo, non tenderà a gonfiarsi subito, ecco, una protezione. Ecco. Ho cambiato pennello, ho preso un pennello un po' più grosso, in modo che mi lasci un segno un pochino più graffiato, un po' più aperto. Con il pennello andate a fare questi giochi di incrocio in modo da dare un leggero intreccio al vostro cielo. Naturalmente questa è una scelta, potete anche fare un cielo abbastanza piatto, senza tanti ghirigori. Io mi diverto invece a rendere sempre un cielo un po' vivace, un po' mosso, un po' ventoso. E a volte, come in questo caso che adesso voglio fare questa specie, qui non lo vedete perché il disegno ce l'ho qui sopra, vediamo se, ecco, eccolo qui, voglio fare questa specie di nuvolaglia qui, molto particolare, così, che parte da, si allarga poi così. Però molto chiara, quasi come se fossero delle strisce di panna che si allargano su questo paesaggio. Siamo ritornati alla visione totale. Ecco. E adesso piano piano comincio a impostare quelle nuvole che vi ho fatto vedere poc'anzi. Intanto gli diamo già una prima impostazione. Ora facciamo un'altra che parte da qui. Più o meno, come insomma, nessuno ci impedisce. Si chiama cosa invece di un'altra, ecco. E quindi facciamo un'altra poi, ecco. Vabbè, comunque adesso e anche col pennello asciutto, quindi senza andare a prendere altro colore, graffiate in maniera superficiale il vostro cielo, in modo da dargli questo aspetto quasi di disegno, come posso dire, come se fosse quasi un'opera grafica, che anche se non lascia colore, comunque
stende, strappa un po' la superficie e vi dà un effetto che insomma può essere interessante. Sempre col pennello quasi asciutto, andate a fare questi segni vagamente grafici che rendono il quadro abbastanza singolare. Quindi non intingete il pennello in maniera decisa, ma proprio appena appena la punta della setola. E poi andate a, diciamo così, a fare la barba a questo colore. Ho preso un pennello di questi sintetici. Vabbè, uno vale l'altro, in questi casi non ci sono grandi problemi. Quindi, blu e giallo, viene fuori un bel verde. Ecco qua. Al solito, sporchiamo tutto, come si era detto già all'inizio, in modo che sia una specie di fondo. A noi non interessa tanto che di prima botta facciamo già il colore esatto, a noi ci interessa la macchia. Dovrebbe essere quasi asciugato il nostro cielo, così ci andiamo, ripigliamo un po' il disegno qui. Ok, macchia. Ecco fatto. Ho ripreso la tavolozza di prima, il colore è ancora bello fresco. Ho aggiunto un paio di gocce di rosso, questo rosso sempre industriale, che, come denominato questo rosso? Rosso. C'è scritto solo rosso. Comunque ecco, è un rosso un po' strano, quasi un vermiglio. Ho preso un pennello leggermente più piccolo, perché se no col pennello ora rischiamo di fare... No! Ehi! Ok. Riprendiamo. Ho messo un po' di rosso, proprio giusto una puntina, ora andiamo un po' a stemperare perché sennò è troppo invadente, troppo evidente e non mi piace al momento. Ora poi man mano che asciugherà il bianco tenderà a venire più fuori, perché ora è ancora bagnato, per cui diciamo che quando è umido il colore non tira fuori tutta la sua potenza coloristica. Una puntina di rosso. Arriviamo. Allora, sulla tavolozza che ho più o meno ripulito, ci ho messo un po' di nero, quel solito giallo ocra e lo stesso blu che abbiamo usato fino adesso. Quindi facciamo un impasto abbastanza semplice, un po' di giallo, un po' di nero e blu, e andiamo a definire meglio queste collinette in lontananza. Naturalmente il colore che ne viene fuori è un verdaccio abbastanza scuro, però è quello che mi serve. Ecco qua.
messo anche un pochino di rosso, una puntina di rosso, giusto per dare un effetto di terra. Quindi sto sempre usando gli stessi colori che vi ho fatto vedere all'inizio, questi colori industriali, per cui no, niente di particolarmente oneroso, diciamo. Una cosa è questa dei colori industriali, che già vi avevo detto altre volte, per cui non è una novità, insomma. E io li uso da molto tempo, per cui vi posso dire che anche a distanza di anni ho visto dei lavori, anche lavori impegnativi fatti su muro, su supporti molto spesso alle intemperie, perché fatti su cartelli, su manifesti, insomma, anche di un certo tipo. E a distanza anche di diverso tempo, vi dicevo, sono ancora buoni, sono ancora belli luminosi, non si sono né sbiaditi né hanno fatto movimenti particolari. Ecco, vi posso dire che sono ancora in buone condizioni. E sono passati ormai, ahimè diversi lustri. Qui sporco un po', giusto perché tanto poi mi farà comodo per come fondo, perché il bianco non sempre è buono, preferibile. L'ho fatto giusto perché vi ho fatto vedere un po' come realizzare il disegno, ecco, se no avessi fatto un fondo così avreste visto veramente poco e niente. Ecco, quindi quando mi avanza un po' di colore prendo e lo metto sulla tela, sul supporto, ecco. Quando parlo di tela parlo sempre di un supporto dove sto lavorando, ecco, quello che è. Ecco qui. E questo modo di coprire, se non è proprio a coprire ogni cosa che fate, è abbastanza buono, vi aiuta. Anche perché se lasciate un pezzettino, faccio per dire mentre dipingete, lasciate un pezzetto bianco come qui, si vede subito. Se invece lasciate un pezzetto dove c'è già il sotto il colore, non si accorge nessuno, fa parte, diciamo, del quadro, per cui è molto più apprezzabile che no un puntino bianco dimenticato, oppure dove non c'è stato modo di fare piccolo lavoro di cesello. Ecco, anche qui adesso facciamo un po' più o meno la stessa cosa, diamo un po' di fondo. Ecco, tanto come già detto, questo asciugherà in maniera abbastanza rapida, per cui potremo intervenire molto rapidamente di nuovo sul dipinto. Usando acqua, semplice acqua della fontanella di casa, niente di nessun medium particolare o mistura segreta, quindi segreta non c'è niente. Ecco fatto. E qua, stesso discorso.
cioè, il disegno, come si vede, l'ho riportato più o meno, tutto per non perdere le tracce, perché sennò poi tocca di andarlo a ricercare. Comunque, ecco. Importante non perdere appunto la traccia del disegno, poi per il resto non ci sono problemi, eh? Quindi adesso ecco. Dedichiamoci a questa parte, basta. Ecco, quindi ogni tanto stacco per rimettere il colore a posto, penso in qualcosa. E allora non sempre mi ricordo di attaccare di nuovo la telecamera e quindi rischio di andare avanti un pezzo senza che sia registrato nulla. Che è successo? Anche se dovreste andare sopra il disegno, perché insomma vi è scappato il pennello, che non ci sono problemi, ecco, non è che avete fatto un disastro, quindi anche qui la pennellata vi conviene darla per orizzontale, in modo che simuli un po' anche i vari piani di lontananza dei campi, profondità, eccetera. Anche il colore non deve essere uniforme, non è che state facendo un'imbiancatura, per cui potete benissimo fare, ecco, una scatola di colore e qui possiamo già cominciare a definire un po' questi campi. Man mano che abbiamo il colore giusto possiamo già cominciare a definire meglio, se non altro, se non gli spazi, almeno il colore. Come vedete, il colore che è sottostante e traspare poi mentre facciamo il colore, diciamo, definitivo, anche se poi definitivo in pratica non ancora, perché dovrà essere ulteriormente lavorato, però traspare sempre questa colorazione e rende il quadro già più interessante che non se fossimo andati direttamente sulla tela col colore. Sono tutte cose che potete provare facilmente, quindi non c'è nessun tipo di segreto in queste cose. Sono le esperienze che si fanno dipingendo, facendo appunto vari tentativi. Quando poi si lavora sul paesaggio, specialmente su un paesaggio, in questo caso macchiaiolo, fatto abbastanza a macchia, anche se non proprio in maniera così precisa, il pennello, come vedete, ha veramente un'importanza modesta. Il colore si prende, si trascina, si porta qua e là per la tela senza che abbia bisogno di un pennello morbido, di un pelo particolare. Il pennello buono si apprezza e se ne sente quasi la necessità,
quando si fanno cose di particolare attenzione, precisione, che ti posso dire, quando si fa un ritratto, quando si fa un quadro che tende al realismo, se no addirittura all'iperrealismo, anche se l'iperrealismo a volte ha bisogno nemmeno di pennelli, quanto proprio di peli di pennello, perché non è raro che si lavori veramente in punta di pelo. È una tecnica molto particolare che ha bisogno anche di un carattere particolare, non tutti sono portati per una precisione quasi maniacale. Ora, quando poi andiamo a fare, diciamo così, l'incrocio di questi solchi, adesso ne facciamo uno e tiriamo la linea, ecco. Poi, quando lo dobbiamo, diciamo così, lavorare, ecco, diamogli dei colpetti a incrocio, così come se fossero proprio dei solchi che sono stati coperti dalla terra e poi l'erba ci è ricresciuta in maniera da coprire tutto, ecco. Non vi preoccupate se per esempio qui sono andato oltre, perché comunque il lavoro è sempre da terminare, quindi si danno a volte proprio per evitare di perdere una traccia o addirittura di perdere il colore. Leggera sporcata. Bene, ora che ho sporcato anche questa zona qui, passiamo a definire un po' meglio questo lato. Sento c'è qualche colpo.
colore si può impastare sia sulla tavolozza o anche volendo anche sulla tela. C'è chi non ama questo tipo di impasto fatto sulla tavolozza perché gli dà l'idea che sia poi troppo piatto il colore, mentre impastato, diciamo così, mescolato direttamente sul supporto, gli dà questa sensazione di movimento, ma che come tutte le cose, come detto all'infinito, sono tutte particolarità personali. Ho cambiato pennello, ho preso uno un pochino più fine perché quell'altro era proprio troppo grosso, non riuscivo. Ora, in mezzo a queste righe nere, che così sembrano un po' troppo statiche, ci facciamo qualche intermezzo colorato. Per cui prendiamo un po' di giallo, un po' di nero e otteniamo una sorta di marrone e andiamo a fare qualche colpetto di colore qua là. Il nostro... Si vede qualcosa? Ecco la nostra vegetazione qui, questi. Quanti ne abbiamo fatti?
definiamo meglio strada facendo, qui come fa, che ce n'era qualcuno un po' più grosso. Beh, il quadretto è finito, questo è diciamo l'originale da cui ho ricavato questa impressione. Spero che queste poche cose possano essere di aiuto al solito e cos'altro dirvi? Divertitevi e alla prossima. Ciao, questo è la tavolozza alla fine della nostra esperienza pittorica. Come vedete un cartoncino può essere più che sufficiente. Bene, ciao, alla prossima!